Un'altra partita dal peso specifico altissimo, una vittoria pesantissima perché ci permette di essere dentro i playoff in maniera definitiva e di giocare per una piazza molto nobile, ma la cosa migliore ancora una volta è che la squadra è in grande emergenza come stasera, con tante assenze, con tanti giocatori che hanno difficoltà, si è sacrificata e abbiamo mostrato ancora una volta di essere una squadra con grande orgoglio, con grande desiderio e devo spendere una parola per Brooks perché onestamente sta facendo una stagione per quello che speravo quando ho deciso di firmarlo, quando abbiamo deciso di firmarlo e devo dire con grande reticenza da parte di quasi tutti e invece credo che sia una bella soddisfazione perché alla fine essendo un italiano, un giocatore oltre di grande qualità anche di grande spessore umano. Però tutta la squadra si è sacrificata, quindi Morgan ha dato dei bei segnali, ma c'è stata una disponibilità da parte di tutti contro una squadra che ha giocato una partita molto dura, di grande presenza, come sapevamo essere, perché giustamente si giocavano punti importanti per la salvezza. Però un altro tassello importante, cerchiamo di recuperare, stasera Ospina in panchina, la settimana prossima di lavoro ci permetterà di reintegrarlo. Che l'Italia ha fatto un mezzo allenamento tra venerdì e sabato, penso che una settimana intera gli permetta di rientrare in squadra, quindi cerchiamo di mettere insieme i pezzi, però ripeto, stasera è stato veramente ancora un grande sacrificio da parte di tutta la squadra nel portare a casa una vittoria dal peso specifico, ripeto, importante. Sentivate di Brooks, hai detto che anche da 5 rende tantissimo, da 4, addirittura in una partita non oggi ha giocato da 3, e quindi l'hai detto tu, ma anche di Morgan, giocatore vero, mi sembrava, anche se ogni tanto su Simpson, visto che lo perdeva un po', Gli sembra. manca, gli manca, gli manca il giocato, gli manca tutta la reattività che riacquisti purtroppo nel tempo, perché sono infortuni importanti, però è un giocatore che sa cosa serve, cioè voglio dire, è un giocatore vincente, che ha vinto, ha grande motivazione perché vuole far vedere di essere comunque tornato ad essere un giocatore, è un giocatore che si sacrifica quindi perfettamente in linea con quello che è. Adesso la necessità di questa squadra, ovvero che chi rientra deve sacrificarsi e difendere. Stop. Non c'è da fare altro. Avrei chiesto anche stasera l'aiuto del pubblico, e Ecco, stasera si è stasera sentito. veramente è stata una bellissima atmosfera, poi era un derby, ci tenevamo tutti, però devo dire è stata una bella atmosfera, sembra essere tornati un po' ai tempi d'oro, quando il palazzetto era bello caldo, sportivamente caldo. E quindi un grazie anche al pubblico perché come si è visto poi i giocatori trascinano, vengono trascinati nei momenti difficili, nei momenti di esaltazione, quindi certamente un elemento importante. Nella disamina degli assenti non hai citato Theodore. Lì come siamo? Lì siamo, si dice alle corna, tocca e non tocca, perché bisognerà fare un altro esame perché purtroppo l'infortunio è molto delicato perché si tratta di un infortunio a un flessore, quindi in settimana farà un altro esame di controllo per vedere com'è la situazione. Naturalmente avere una settimana è un vantaggio, però poi una risposta, diciamo, diagnostica ci dirà anche quelli che sono poi i tempi reali, però siamo, diciamo, fiduciosi che possa non andare oltre ancora un'altra settimana, poi viviamo un po' la giornata.